Le cose che dirò sono state rubate all'imprenditore Chad Hurley, nonché fondatore di YouTube, da un suo ex dipendente, la cui identità non è mai stata rivelata e di cui non si hanno più tracce dal lontano 2007. Perché menzionarlo, direte voi? Lo capirete. Ma procediamo con ordine. Come molti sapranno, all'epoca non esisteva il meccanismo dei pollici in su e dei pollici in giù, ma quello delle stelle, 5. Per la precisione. È importante precisare che secondo gli antichi greci erano un segno di sventura. La leggenda vuole infatti che proprio 5 fossero le stelle portatrici di disagio, decadenza, sciagura e morte. Hurley, essendo a conoscenza del mito, era contrario all'idea di utilizzarle come metodo di valutazione, ma Steve Chen non gli dà ascolto e nei primi 4 anni di vita di YouTube muoiono 521 persone, tutte registrate al sito. La cosa strana è che più della metà senza una spiegazione medica. Intanto la vicenda viene insabbiata e le famiglie delle vittime risarcite. Forse per tenere la bocca chiusa? Steve Chen decide così di eliminare le stelle per inserire i pollici in su e i pollici in giù, ma commette un altro grave errore. Non so se vi ricordate, ma gli imperatori di Roma erano soliti, al termine di un combattimento di gladiatori, decidere la sorte del perdente. Quest'ultimo doveva urlare pollice in su se ti ho fatto divertire, e l'imperatore decidere se concedergli la grazia, pollice in su, o darlo in pasto ai leoni, pollice in giù. Scelta favorita perché dopo tutto i leoni non si sfamavano da soli. Quante volte sotto il video di un ragazzo o di una ragazza che parla dei propri problemi vediamo commenti negativi e offensivi del tipo muori, fai bene a toglierti la vita. A nessuno interessa di te. La cosa peggiore è che questi commenti ricevono tantissimi pollici in su. Purtroppo queste persone non si rendono conto che una semplice frase può influenzare la vita di un altro. Molti, infatti, sono stati suicidi dovuti a questi atti, spesso sottovalutati. Tante leggende girano intorno ai pollici in giù. Si dice che chi li mette alla fine venga perseguitato da un continuo senso di angoscia che lo accompagnerà per tutta la vita. Ma perché queste persone mettono i pollici in giù quando potrebbero semplicemente non guardare il video se non lo trovano interessante? Eccovi la spiegazione secondo Matt Rawls e Chris Martin, psicologi della prestigiosa e rinomata Hardware University. Quelle sono persone che non hanno nulla nella vita, che vivono per disprezzare gli altri, per offenderli. Persone consumate dall'invidia e dalla gelosia, che approfittano del fatto di rimanere anonimi per sfogare sugli altri le loro paure e insicurezze. Provate a riflettere. Se YouTube rendesse pubblici i pollici in giù, la maggior parte di chi li mette non lo farebbe più, perché si scoprirebbe chi c'è dietro. Concludo citando proprio una frase di Matt Rawls e Chris Martin. La vita è corta, non sprechiamo il tempo che ci è stato concesso giudicando quella degli altri. Non ne resterà abbastanza per noi. Ringrazio infinitamente il canale Parliamo di Videogiochi che mi ha concesso di fare questo video perché, come ben sapete, loro fanno una rubrica simile sul proprio canale. Dunque, prima di fare questo video ho chiesto il permesso a loro, mi sembrava giusto farlo. Dunque, grazie ragazzi.